vivere e che ognuno si augura di lasciare a chi verrà dopo di noi. La libera Repubblica della Maddalena, che crea molti problemi al Partito Trasversale degli Affari, che attraverso le grandi opere e per quanto riguarda la nostra valle, il territorio del Torinese, l'opera, la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione, questo Partito Trasversale degli Affari ci conta proprio per i grandi interessi che quest'opera andrebbe a sponsorizzare. Grandi interessi di pochi contro l'interesse reale, l'utile comune di tutta una popolazione, ma anche del futuro di tutti. Non devo stare a raccontarvi che cosa significa la costruzione delle linee ad alta velocità sul territorio nazionale. Basta andare nel Mugello a vedere che cosa è successo. Basta vedere la stessa linea Torino-Milano, dove la linea ad alta velocità, i treni ad alta velocità, i famosi Freccia Rossa, costruiti attraverso la privatizzazione di quelle che erano le ferrovie dello Stato, stanno tagliando quelle che erano le corse interregionali, le corse locali, per cui ognuno per venire da Torino a Milano è costretto a prendere il treno ad alta velocità con prezzi molto superiori a quanto non fosse stato precedentemente il costo del biglietto della ferrovia normale. In Valle di Susa questa nostra lotta ormai ha più di 22 anni ed è nata parallelamente proprio alla lotta per la difesa di quelle che erano le linee delle ferrovie dello Stato. Proprio nel 91, col piano Necci, le ferrovie dello Stato si sono trasformate in SPA, il che ha comportato un taglio di posti di lavoro infiniti. La Valle di Susa è già percorsa da una ferrovia internazionale, c'era un deposito ferroviario importante dove lavoravano più di 1000 lavoratori, c'era un'officina ferroviaria attrezzata nel modo più moderno proprio per il controllo, per la sicurezza dei mezzi di trasporto, e tutto questo è stato tagliato. Attualmente il polo ferroviario di Bussoleno conta poche decine di lavoratori. Questo tanto per farvi capire come l'infinita quantità di lavoro che la costruzione di questa linea ad alta velocità viene promessa alla Valle di Susa è una pura follia, non è vero assolutamente tutto questo. Grandi profitti, profitti davvero che vengono portati avanti da chi usa la legge e si serve del bastone contro una popolazione che lotta con la propria vita, con le proprie famiglie, per un modello di trasporto e per un modello di vita diverso, dove ci sia posto per tutti, dove ci sia posto per un diverso modello di produzione e di consumo. Tutto questo noi lo stiamo portando avanti da tanto tempo e su di noi si affollano le ire della Confindustria. Pensate alla Marcegaglia, alle sue dichiarazioni di questi giorni, che non si rende conto come 150 persone possano tenere in scacco lo Stato. Noi siamo molto più di 150 persone, perché c'è tutta una valle e con noi anche chi ha a cuore un modello di sviluppo e un modello di vita diverso. Ci sono donne, uomini, bambini, e ormai da un mese occupiamo questi luoghi per impedire che diano inizio a quelli che sono i cantieri che permetterebbero al Partito Trasversale degli Affari di intascare intanto i 671 milioni di euro della Comunità Europea, che non hanno ancora potuto intascare, in quanto proprio
per senso di responsabilità anche nei confronti del pubblico denaro, noi non vogliamo che si mettano nelle loro tasche. Noi vogliamo un mondo diverso, vogliamo una valle dove ancora si possa vivere, vogliamo un futuro diverso per noi, per i nostri figli, ma anche per i figli di tutti. Noi abbiamo l'esatta consapevolezza che la nostra lotta non è solo una lotta contro l'alta velocità, ma è davvero una lotta in difesa di quelli che sono i beni comuni, e cioè i beni che si aprono ad un futuro diverso per tutti, i beni essenziali rispetto a cui bisogna intervenire con senso di responsabilità per difenderli, per garantirli a tutti quanti e per garantire loro un futuro. E lottiamo proprio anche per un mondo diverso dove il lavoro non sia sfruttamento. Ecco, questo è un tentativo che il Partito Trasversale degli Affari, che il grande capitale, sta facendo per cercare di dividere la valle. La Valle di Susa, come tanti altri luoghi di questo paese, è un luogo dove sono state chiuse parecchie fabbriche, dove quello che era il lavoro normale non c'è più. E loro giocano sulla questione che l'alta velocità darà lavoro. Non ce l'hanno fatta, perché intanto la nostra controinformazione ha permesso a tutti di capire qual era l'oggetto del contendere e quali erano i veri grandi interessi sottesi a questa enorme, inutile, devastante opera. Gli operai delle fabbriche chiuse, gli operai in cassa integrazione, i lavoratori sono con noi alla libera Repubblica della Maddalena a difenderlo quel territorio, ma anche a rivendicare un modo diverso di lavorare e di vivere, che non sia a misura di PIL e a misura di mercato, ma sia invece a misura di una socialità diversa, a misura d'uomo e di territorio, a misura di un mondo e di un futuro libero per tutti. E quindi i loro specchietti per le allodole, le compensazioni che continuano a promettere, non sono altra cosa per il territorio che le famose compensazioni per i lavori usuranti, per i lavori devastanti nell'ambito della fabbrica e del mondo del lavoro. Quindi anche per questo noi ci sentiamo profondamente solidali con voi. Siamo stati a Roma per dire no al progetto Marchionne, per dare la solidarietà ai lavoratori che lottano per la loro dignità e per la dignità di tutti. È la stessa nostra lotta, di questo siamo assolutamente consapevoli. La lotta da noi in questi giorni si fa particolarmente dura, perché aspettiamo da un momento all'altro che arrivino le forze del disordine ad imporre con la violenza su una popolazione assolutamente pacifica ma determinata questi grandi sporchi interessi. Ci siamo attrezzati a resistere, resisteremo con le nostre vite, perché abbiamo la consapevolezza che la nostra lotta non è solo per noi ma è per tutti. Il mondo del produci, consuma, crepa, produce gli infortuni sul lavoro, produce le grandi, inutili, devastanti opere, produce una società inaccettabile. Noi stiamo sperimentando un modo diverso di vivere nel piccolo spazio dove stiamo resistendo.